Buongiorno! Buongiorno! Come va? E come va tu? Vado in piedi. A Marì! E l'immortale! A Marì! Guarda ste duiane, va! Oh, a Bologna! Oh, sono duiane! Sono duiane queste, Amari. Secondo te siamo iene, cioè abbiamo una faccia da iene? No, c'avete la faccia d'angelo, però siete due iene. Se vede sotto, paragone. Vabbè. Le donne sono così, eh? Vabbè, Marì, ti piacciono o no? Queste vanno bene? Oh, e che me ti scopa io? No, vabbè, però ti chiedo, perché ogni volta c'è da ridì. Sono piccolette per te. Non so piccolette, oh. Quanti anni c'avete? Io 24. Io 26. E beh, sempre piccola sì. Ma tu sei tifosa di qualche squadra di calcio? Ero. De che? Da Lazio. Noi siamo no! Come da Lazio, Marì? Ero della Lazio. Oggi sta in fiora. Ditelo di nuovo. Super pregna. Tu che dici? Ma farei. Vabbè. Bombo, io bombo. Andiamo. Vabbè, Marì, porto a pranzo porta a pranzo fuori. Ti porti? Marì, non è che se può subito... Ma oh, cioè, prima il pranzo, poi un aperitivo, due chiacchiere, pasta, dai. Olio e parmigiano. Poi pochi. Minestra col dado. Sì, ciao, va ristorante. Olio col parmigiano. Ciao Marì. Ma certo che ma siete in bocca. Un abbraccio. Sono emozionato, cosa mangiano le etero basiche, dopo mesi gli avevamo fatta. Allora regà, perché che succedeva? Diciamo che noi abbiamo un'etica lavorativa nostra. No, noi si davamo le punte per fare video e per lavorare, solo che poi non lavoravamo e facciamo festa. Quindi a un certo punto abbiamo bypassato le punte per lavorare, se siamo detti vabbè, becchiamo se solo per far festa. La mia versione è questa, noi ci davamo le punte per lavorare, dimmi se ne è vero. Vai. E poi Franchino sempre all'ultimo, no, famo che sembriamo, famo... Sì. Oh, noi ha voglia di... No, qua siamo arrivati. Siete due iene. No, cioè, ci ficcava la birra a forza, noi no. Pandinos? Guido io, eh? Oh mio santo Dio, ma perché vai avanti? Che è matriarcato? Prego, prego. Cioè, mi tocca andare dietro. Non so se hai capito che noi non è che ti stiamo facendo cosa mangiano le... Noi ti stiamo facendo fare un'esperienza. Questa è un'esperienza che coglierà tutti i tuoi sensi, tu ok? Stai entrando nelle etero basiche oggi. Ti stai fondendo. Lasciatemi perdere oggi, fammi no, il video. No, allora, no, noi abbiamo pensato, ci siamo tanto interrogate su... dove andare, che fare, anche perché noi siamo di due quartieri molto diversi. Opposti. Perché io sono di qui, Montesacro, Tufello, Valeria è di Magliana. Quindi ci siamo chieste come facciamo a trovare dei posti ok e in comune. Quindi abbiamo scelto di fare delle tappe in tutti i posti che un po' hanno... diciamo posti simbolo un po' della nostra unione, amicizia, della nostra amicizia, anche della nascita di etero basiche, direi, cioè sì. Posti anche a metà strada tra casa sua e casa mia, dove noi spesso ci siamo ritrovate. E partiamo dallo Stadio Olimpico, quindi andiamo zona Ponte Milvio. Ma che hanno lasciato aperto il libro delle fiabe? Che siete uscite voi, a fate. Stavo aspettando, se era l'insulto o era una cosa poi positiva. Puoi dirlo di nuovo allora. A fate. La curva comunque è a circa 3-4 km da qua a però, piedi, è vicino. Se mai ci dovesse essere parcheggio davanti alla curva, comunque non te ci puoi mettere. No, ma attraversiamo, la stiamo a fare cammino a mezza strada, raga. Attraversiamo di qua. Occhio. È così qua, non è che c'è... No, perché non stai andando realmente allo stadio, non è domenica e quindi non c'è gente che cammina e traffico bloccato. Santa pazienza, ecco, è rosso. Il corso fisso è Ponte Milvio, incontro con i ragazzi del gruppo, e Biretta, Borghetti... Pure due Birette. Pure due Borghetti, Sì. E si va. E si vola. Perché dopo due birre e due borghetti si vola. La sera c'è sosta al Paninaro. Che adesso facciamo colazione salata. Apposta. La chiamiamo così. Voglio bere una birra gigante adesso. Sono le... La prossimità allo stadio ti ispira subito. È venuta l'artura. Inizi. Che andiamo a bere?
una volta noi qui abbiamo portato anche un personaggio, un personaggio noto, noto personaggio, allo stadio con noi, un nostro amico, il quale è rimasto sconvolto, secondo me, dalla nostra grinta. Ma l'unico che non è rimasto, che non rimane sconvolto stando con voi, mi sa che so sei io. Tu, eh. Sei tu. Sì. Si chiama il nostro popolo laziale. Sì, è vero. Dite la verità, che tu sono l'unico che vi regge. Sì, regge abbastanza a botta, devo dire. Sì, abbastanza. Ma non ti preoccupare, eh. Cioè, non è finito. Non è finito il rapporto di amicizia. Siamo agli inizi. Mo ti devi fare ancora una vacanza con noi. Io non verrò mai in vacanza no, con voi. No, tu vieni perché io non vi vedo proprio. Allora, ti dobbiamo raccontare il sogno. Vai. Io ho sognato quest'estate che affittavamo una location, come dire. Ervillone. E c'è stavi pure tu. No, cos'è io, regà, non so chi siete, non so come vi chiamate. Cioè, io non vi conosco. Sì, sì. Oh, io vedo quando te sono sotto casa. A Villa Ca Piscina. Famo tutto. Voi a Villa Ca Piscina, vale? Sì. Affitto a Villa Ca Piscina. Devo cominciare a fare qualche sponsorizzazione. Mi pare evidente, per pagarmi i viaggi, girare altre città italiane, europee, dai, e portarvi nuovi contenuti, e per affittare quest'estate la Villa Ca Piscina, perché Valeria vuole la Villa Ca Piscina. Sì, mi sa che mi sa devi fare belle sponsorizzazioni. Ma lo mettiamo il lucchetto? Se possono mettere più. Mi crolla se il bevo, ponte, no? Mi crolla. Se stanno a crollare tutti i lampioni, no? Quando passo per andare allo stadio io? Noi siamo magnatori de spaghetti e della Lazio siamo proprio matti. Non siamo né cafoni né coatti, tutti per uno e uno per tutti. E qua, forza ragazzi, ale che siamo tanti. E laziale, laziale. Tu qua passi. È laziale. Laziale. Insieme. Laziale. Può essere pure laziale. Laziale, certo. Ciao. Questo è il viaggio che se famo noi ogni tanto. Una volta Maria Chiara qua a Ponte Milvio, noi appunto ci mettiamo qua a bere, ogni tanto chiacchieriamo con qualcuno e il discorso finisce sempre con Forza Lazio e noi rispondiamo sempre. Maria Chiara tutta seria, dopo un po', mi guarda e mi fa, sta a pensare a sta cosa, ma secondo te pure i romanisti rispondono sempre se gli dicono Forza Roma? È una cosa solo di laziali. Allora, quindi voi vi piate il panino qua? Noi ci prendiamo il panino qua perché in Gondi, realtà... Salumeria. Salumeria, caffetteria, bar tipo. Sì, è tipo un bistrò. È tipo un bistrò, sì. Però prima c'era un altro ancora che ha cambiato gestione, quindi noi rimaniamo fedeli alla linea. Noi comunque qua veniamo. Non la tradizione niente. È qua. Qua no. Siamo Winter Derby, noi venimo qua. Qua mangiamo il panino. Poi. E quindi stiamo proprio su piazza di Ponte Milvio, al numero 6. Eccolo qui, vi potete sbagliare. Io pensavo che mi portavate a. Pensavo che mi portavate a prendere i croccantini per cane. Cagne. Entra, dai, cammina, va. Ma davvero avete preso la birretta? No, non abbiamo preso. Mattina. Questa, allora, questa è la colazione quando... salata. Senti la smella. Senti il profumo. Vabbè, raga, ho messo a far mangia. Hai capito? Ah, rosetta con la mortadella. Oh, io farei a Brindisi. A qua cosa finisce per no? A Brenna, no? Mo se fa il cappuccino. Senti che? È de soia questo, il cappuccino. Lo vedi com'è sfumato bene? Poi se fa un cornetto. E se famo pure due sfogliatelle. C'è sta tutto. E allora, qua, queste? Qua hanno mazzato. È il mazzo delle coppiette. Ecco qua. Poi abbiamo i borghetti, capito? Quello si fa sempre, che porta bene. Fidesce. Oh, c'è sta tutto. Posso grattare un po'? Certo. E il panino è gonfio, eh? La mortadella mi pare bella. Dì l'odore. Ah? L'odore è buono. L'odore è pieno di mortadella. Ma stai a grattare davvero? Sto a grattare. 41, 39, 15, 36, 15, 43. Mi pare proprio niente. Qui se posso fare un commento tecnico, a livello di ripieno mi sembra totale. La rosetta non è proprio di oggi, secondo me. Secondo te? La rosetta c'è un po' di mollica, a me piace più vuota. Ma anche le pizzette, eh? Cioè, però il sapore è buono. La mortadella è buona. Quello che si sta a mangiare, che passa completamente in secondo piano dal fatto che voi
mi è stato a far mettere seduto. È 11 e mezza di mattina e mi avete esordito con birra, coppiette, rosetta con la mortadella, pizzette rosse e gratta e vinci. Avete vinto! E dici, non siamo il sogno di alcune persone. Questa è la vita nostra, eh? No, ma voi siete il sogno, penso, di un sacco di persone. È che se vergognano e non lo dicono. No, possono dirlo. Possono. Dite pure. Dite pure. Allora, Valeria fa così. Che te piva, lei è tutto! Pensa mangia niente, te devi mangiare tu. Ah, a me per certo così. Se coppiette male male. Male. Male male. Stava mio nonno che mi diceva, io e tu nonna di per giovedì andiamo al mercato, seguiamo panino con la porchetta, una peroni, infernetto branca. E io proprio che pensavo bello. Che vita bellissima, cioè, che vita bella. Ma io quando arriverò a quello, a quello, tu e tua moglie, una peroni, infernetto, panino, ma fatto. Te non ti sta bene che ti racconti le bugie? Non sta bene le scopa a me innanzitutto. È questo. Ah no. No. È gelosa. Ma veramente? Ma davvero stai così? Giuro. Ma non ci credo. Cioè sei gelosa da amica tua. E quindi non si può fare una vita, non può fare quello che gli pare. Ma aveva occhi solo per me. Ma non ci credo. Bello. Ma poi io. Cioè sei proprio avevo gelosa. Avevo rotto. Non gelosa cosa. Che scopa nel senso di invidia, Proprio di. Possessiva. Sì. Poi vabbè, lei si trova, certo. Vabbè, ma la domanda che tutti vogliono sapere, cioè, ma perché sei così gelosa? Perché voi due... Vabbè, sì, le cose le famo, dai. Ah, okay. Quanto costa l'outfit di Valeria? Scarpe Vinted, 5 euro. Pantaloni, 5 euro. Giacchetta, 5 euro. Valeria, 10 euro. A felpa? A felpa, fast fashion, 3 euro. 3 euro. Occhiale? Qua abbiamo speso scontrino. 21 euro. 21 euro, un po' come me lo commenti? Io do il voto finale. Allora, l'idea del panino con la mortadella, la birretta e le coppiette è totale. È da 10. Il gratta e vinci, è tutto da 10. Poi, ovviamente, mortadella buona, panino con coppiette. Pure tre birre, Pure tre birre. Dai, se ne riparliamo poi stasera. Comunque, è proprio bella Roma. Ponte Mirvio. Per Tevere. Ponte, le atero basiche. Che begli occhi che hai, Maria. Questi stregano tanti. Guarda Valeria come sta. C'hai due occhi che ti romperai il culo. No! No! Quante chance ci hanno al giorno d'oggi, che ci sta ancora chi lo dice, di rimorchiare con che begli occhi che hai? Da 0 a 10. Me lo dici che già mi hai rimorchiato? Ah, l'accetto. Ma se me lo devi dire per rimorchiare. No, 0, dai, queste cose, questo romanticismo così da 4 soldi. Non... E allora, domanda seria: sì. Uscite dal vostro personaggio. Okay, entrate in Maria Chiara e in Valeria. Sdoppiamento della persona. Ma non lo so se ce la facciamo, Prego. Frase che cioè che prende la tua attenzione. Da rimorchio, cioè un pischello come dei desordi. Un modo, un atteggiamento, cioè non è che deve essere per forza una frase, eh? Beh, a me l'atteggiamento delle persone che non sono prepotenti, cioè nel senso non decidono per te, tipo te faccio questo, te faccio quello, ma cercano di entrare più in connessione. Sì, a me piacciono i dolcioni. Sì, Valeria è più perché romantica. Perché tu sei una tenerona. Cioè, sì. A me tipo basta che mi appizzi alla fine. Allora, no, poi di fatto... Valeria, gli devi parlare. Mi ritrovo sempre ad aggrapparmi a questi qua che sono tutto fuorché dolcioni, però cioè, a me piacerebbe. Cioè, tutte le persone che poi si rivelano un po' dolci, un po' più aperte al parlare dei propri sentimenti, mi piacciono un botto di più. Sì, sicuramente anche la sicurezza nel parlare dei propri stati d'animo, anche... Sì. Cioè nel senso anche nel dire mi piaci, in modo cioè sereno, aperto, sereno. Tranquillo, quella sicuramente è una dote, cioè una cosa che uno sì, nota. Secondo me è un atto di grande coraggio, cioè nessuno riesce davvero, cioè poche persone riescono davvero a dire mi piaci alla prima volta che magari un botto, tanto che alla fine uno ha paura di essere sottone. Ma alla fine in realtà il problema di questa trappola è che poi il sottone in realtà è proprio colui che tu vedi, o la sottona, che non riesce a
parlare apertamente dei propri sentimenti e quindi si nasconde anche un po' dietro a quello che capisce che tu vorresti, no? Sì. Mentre una persona che viene da te in modo schietto, onesto, dice guarda tu mi piaci, sicuramente tu non è che la fai passare poi per sottona, cioè il sottone è magari la persona che essendo un po' insicura ha difficoltà a sì. confrontarsi si piega anche in modo un po' diretto. A quello che capisce che l'altro potrebbe volere. A te? Sì. Io mi rispecchio molto con quello che avete detto, perché non capisco qual è il problema di rivelare i propri sentimenti. Ma poi è una cosa molto sexy, secondo me. Cioè, mi piaci, me manchi, perché non te lo devo dire? E un'altra cosa che io reputo molto, cioè che noto molto, è un po' tipo, soprattutto agli inizi, magari non proprio la prima uscita, però i primi tempi, io osservo molto come quella persona sta nelle cose, nelle attività che fa, nel mondo, a prescindere da te. Sì. Cioè, secondo me una persona che si muove in modo figo, armonico nel mondo, comunque è una persona molto attraente, a prescindere da... anche se tu non ci sei, no? Come quella persona si muove dentro una stanza o con gli amici o come si muove. Come interagisce con col mondo cioè, proprio. Nella libertà soprattutto poi degli altri. Io dico sì. Sei femmina, non riesci a parcheggiare, perfetto. Parcheggiata all'angolo malissimo. Allora, bani tutti. Sarebbe Arneo. Dove è stata a portare e dove sta? Via Bixio. Via Bixio da Sonia. Hangzhou Sonia. Allora, devi sapere che io e Maria Chiara ci conosciamo nel lontano anno scorso e una cosa che ci ha unite tanto è stata la passione per la cucina cinese. I ravioli, per i ravioli principalmente. E questo è stato un posto che ci ha molto, diciamo, ha visto molte nostre ere. Ha visto molte nostre versioni anche. Quindi noi ce la sentivamo. Versione after, versione schimicata. Sì, perché questo quando schimichi il giorno dopo te puoi pure ripassare. Se porti i ravioli a casa. Quindi guarda. Si va da Sonia, storico. Si va. Una cosa che voglio far notare, adesso entrando, sulla porta lei ha messo le recensioni del Gambero Rosso e ha lasciato anche il commento negativo, cioè la nota comunque dolente lei l'ha lasciata per onestà intellettuale. È stata una grande. Vabbè, poi posto iconico, insomma. Un giorno saremo qui. Speriamo. Praticamente, se vieni il giorno del tuo compleanno, lei ti regala una maglietta che è favolosa. Che tapia la maglietta qua. E se quindi oggi lei a me magari mi chiede la foto te chiede... e a voi no? Noi rosicamo. Io rosico. Questa è laziale, Laziale fracica. La Virgi. Laziale. Poi hanno levata perché vabbè è romanista. È il complotto. Bene, però, vabbè. E vedi? Cioè vedi che lei ha lasciato anche tipo, ce n'è uno, perché questo è del 2020, dentro ce n'è uno pure più recente, mi sa, in cui dice pure tipo, parlano del fatto che tanti si sono lamentati che è un po' calato e nel Gambero Rosso dicono non è che è calata Sonia, è che si è anche alzata la qualità dei ristoranti comunque asiatici a Roma, quindi c'è più offerta. A me mi fa strano che sta mamma con la telecamera, cioè che finalmente stiamo a fare un lavoro, un video. Allora innanzitutto qua funziona così, si mette in mezzo tutti i ravioli, tu metti in mezzo, nessuno come sta Bologna, capito? Prendiamo due ravioli alla piastra, sì, e una zuppa di wonton, sì. E due involtini primavera. Poi spaghetti di riso saltati con gamberi e verdure. E prendiamo una alla piastra invece. Ovo, sì. O se no un riso. Sì, un riso. Un riso cantonese. Un classic. Cantonese. È un riso cantonese. E poi il pollo con le mandorle. Com'è il pollo con bao? Sono boncine di pollo con peperoni, carota, arachidi, salsa di e un kumbao. Facciamo che tecnica portare. Uso per l'involtino? Le mani? Sì, ma lo apro a metà per lungo. E ci così. Ficchi la salsa? E poi? Bello, tu c'hai la tecnica tua, si vede. Guarda, perché so da Roma. No, mo ti faccio vedere la tecnica mia invece.
salsa croce. Ma poi lo fa come se aveste delle cose di... Sì. Te faccio vedere io invece. Ecco qua. Noi inzuppiamo una salsa tua, capito? Ah. Ecco, dico a me una cosa, una persona che non mangia con le mani. Io mangio solo con le mani. Cioè, porco Maria, due, sta gente che non mangia con le mani. È bello mangiare con le mani. Bello, guarda che... Guarda mo che ti arriva. Vale, dai, vale, vale. Questo è così. Comunque mo il video, raga, oggi lo fanno, quindi poi cancellate il numero mio di telefono. È finito tutto. Basta. Poi sì, ci sono solo i debits. Scelgo la vita, no, scelgo la vita. Solo i genitori di sinistra se mangiano il cinese. Invece tu ha... No. Devono, ti devono dire se mangi guaro. I genitori quelli che è tutto magna magna se mangiano il cinese. Vabbè, perché è tutto magna magna, vero? Esatto. Oh, a me è bellino. E poi ne abbiamo pensato una cosa, no? Ah. Questa puoi mette. Metti. Visto che parliamo di bolognesi. Ah, c'è presente il coro quello? La vostra specialità. No. Tortellini. Bocchi, ah. Tutto il mondo lo sa. Bolognese. Ciò. Io noi abbiamo fatto sta riflessione. Cioè, nel senso comunque non è che è un insulto. La vostra specialità, tortellini. Per me stanno da Dio. Cioè, sinceramente. No, ma tutti cioè, non c'è da piangere. Cioè, non è modo per insultarli, capito? È modo per dire, mazza, grandi, regà, state al top. La cosa che a me mi dicono sempre è, che non so se è un complimento o meno, forse sì, forse no, Madonna, un video sei proprio più brutta, o cioè, dal vivo sei pure una bella pure... ragazza. Dal video pari. Eh sì, tu lo c'è, c'è iniziano a mettere, certo. Io tipo, vabbè, ho capito, no, esatto, ma no, ma proprio cesso. Oh, ma tipo, cioè, cesso a pedali. Tipo, io mi chiudo l'occhio quando io siete. Però appunto ci mettono sempre il carico, capito? Mamma mia, che eroico in video, vabbè, ho capito, sono più brutta. Ma... No, ma proprio, cioè è dabile, eh. Cioè, sono pedali. Saltati con gamberi e verdure. Oh, e questo l'hanno ammazzato, eh. O vai buttare il callo, se deve dire sta cosa. Passa come mani. Maurizietta, lo deve dire. Io devi sapere. Ma sei un cassonetto trita rifiuti. Cioè sei un cassonetto del lupo. Ho la fame, mi mangio pure a voi oggi. Mi sono mangiata il panino con la mortadella pure di Valeria. No, basta. No, 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 tutto no, tutto no, tutto no. Poi dopo la moto lo metto un po'. Lei si lamenta sempre che comunque viene seduta abbandonata. Quindi. Ah, è più. No, non è per niente più elevata, ah. Perché mo. Ti sei mai chiesta che magari potrebbe essere colpa dei tuoi piedi sotto l'ascella? Ah, sicuro? Perché secondo me sì. Io un po' ti inizio a far vedere su, cioè tipo così lo sa, così già sa. O io te lo dico, c'hai cioè i peli sotto l'ascella. Se ti piace un po' ti piace pure dopo a letto, che c'hai i peli. Se piaci con quelli, piaci con tutto. Ecco qua, ecco Gesù. Noi siamo a Sadoria, dei ravioli. Praticamente tu li lo senti proprio, li mangi, appena li apri, hanno un odore, ma anche un sapore di scorregge. The Icos. Tipo c'è sta tipo, posso uscire con la mia? No, no, fermo! Aspetta che... Aspetta, che ancora non ci ho scorreggiato dentro. Aspetta, fermo, lui col piatto sotto il cameriere, no, lui no, è vero. Mi scorreggia sopra e poi... Ok, a posto, esci! Ma non è vero. Tanto ci ho scorreggiato. Non è vero. Sono buoni, però sono scarichi di condimento. Non so se questo pezzo dai che schifo va giù o va su, perché io mi sento l'occhi rossi. No, va giù, va giù. Questa è l'incubo. È picciata, eh? No, non ce la faccio più. L'ho mangiata tutto io. Mari, ma noi non mangiamo così da un po', però oggi abbiamo... Oggi avete mangiato come Rus, perché tanto pago io. Vi rendete conto che siete le uniche due webstar povere, povere? No, perché bravo, dillo, perché lo sai che la gente non ci crede. Pensa che abbiamo fatto i soldi. Avete svortato. Ma di che? Io sto cercando di farglieli fa, ma non li vogliono fare, non li vogliono fare. Piangi miseria, va. Ti ricordi quando ci ho avuto 2,17 euro tipo per 3 mesi? Su OF, è stata buttata?
No, no. Oh, se aprito no. F, ditemelo. Che... The Original, capito? A me ci piace anni 90. Ah, quello con un video VHF scheggiadenti. Quello da cinema luci rosse. Quello proprio che entra l'attore spagnolo con i baffetti, la camicia a fiori e il drink col, comunque di esprimerci con l'ombrellino in modo diverso. No, vabbè, comunque un gola profonda. C'è un'arte dietro, c'è un'arte dietro e noi potremmo... Ma voi semplicemente dovete fare, dovete evitare di fare le cose inutili e fare le cose che invece vi portano... Qualche oh, cosa. Ma che te pensi? Ma come siamo diventati quello che siamo? Che cose utili o quelle inutili? O quelle inutili. Appunto. Voi che cambia la rotta così. Lo sai qual è la cosa bella quando non c'è una lira? Te spendi tutto, ce devi avere ansia, c'hai i soldi, te mettono ansia. No, perché poi volete venire in vacanza con me, lei che ha da... spendo. No, perché poi lei vuole la villa con la piscina. Chiedo a un amico, chiedo a mamma, chiedo a chi mamma, può. Mamma e papà mi hanno detto che posso sempre chiedere comunque. Ma io l'affitto la villa con la piscina quest'estate. Però ti devi levare i peli alla scella, sì. Pensavo di far vedere le tette. Vabbè, subito c'è stato. Ma così! Renata, e vuoi vedere le mie? Già, basta quelle. E tette ti dicevo di sì, peli sotto la scella. Ma sai che te dico? Pure senza villa che la piscina, A me mi fa piacere. A noi ci fa ridere questa cosa dei pischelli. Dei pischelli, bori. O che comunque degli uomini romani che te devono dire So sincero. E a so sincero segue una nullità. Cioè, so sincero, nulla. A me piace la pizza. Mi piace la pasta al sugo, so sincero. A me non è di essere sincero, cioè ci credo, cioè, non devi... Come te dica la verità. Sì. Come te dica la verità. La verità. Vabbè, cioè, se dopo devi dire però che ti piace la pizza... Però so sincero, è troppo bello perché segue anche postura... Sono sincero, a me fa piacere. Oh, se state Gallipoli, quindi. Andiamo detta a metà Gallipoli. Noi già siamo quattro, no, con Luigi? Poi ci sta Tommaso. Comodo deve venire. Simona. Ma che vengono, Simona, ma che stanno tutta la settimana. Simona sta tutta la settimana. Simona sta, guarda, tutta la vita. E siamo sette che stanno tutta la settimana. E basta, allora non c'è bisogno della gente che gira. C'è, poi. Perché noi la vogliamo invitare. C'è gente che vogliamo invitare. Gente così. Ma allora, tu ci sei? Io ci sto. Ma hai detto che ci stai? No. Io mi fido. Io ci sto, sì, è un posto raggiungibile. Allora tu sai, come dici? Non mi fate parlare. Allora ci stai. Non fate parlare, però. Allora. No, ci sto. Tu mi dici che ci stai? Allora io ti sento a te e tu mi dici che ci stai. Ci stai così, fine, a posto, me basta questo. Ti è cascata la carta dentro al caffè, stai a far macello. Ma che te mi frega? Mi fate parlare. Mi fate parlare. Io ci sto, se è un posto. Se è un posto, sentiamo che vuoi. No, se è un posto raggiungibile. Allora, a Lourdes non ci andiamo. A Fiuggi non ci andiamo. Noi vogliamo andare a Gallipoli. Okay. A Gallipoli ci vengo. Allora, non mi contate. Okay. A me mi sento. Allora, ma io sono, non ci stai. A me mi sento. Non fai che torni. Cambia di idea. Io vengo. Quando vedo che persone. Segno. Non hai capito? Io ci sto e vengo. Ma no, deve non essere... Gallipoli. No, deve andiamo essere... in Sicilia. Oh, santa pazienza, però se non mi fai finire quello che voglio dire. Andare a Frascati. No, io non voglio andare a Frascati. Però io ho un cane. E il cane. Il cane sta una bomba in Sicilia. Non strilla. Ma me lo devo portare, deve fare il viaggio in siciliano. Oddio, deve fare il viaggio in macchina. Siciliano come tipo. Ma mi serve un posto raggiungibile, 3 ore di macchina che vengo col cane, quindi Gallipoli a 3 ore. No, non è 3 ore, sono 4 e mezza, sono 5. E intanto Ermolise a Termoli. Non puoi levare le idrobasiche da Gallipoli, ma non puoi levare Gallipoli dalle idrobasiche. Cioè, comunque a noi ci serve un posto dove poter esprimere la nostra potenzialità. Allora. Mi dici che ci sei, tu mi dici che ci sei. Sì, però che allora ci sei? No. Io dico allora basta dire le cose. Se tu lo dici non ci sai, noi lo sappiamo. Allora non ci sai, ok? Ci sei, non ci sei, no? Fino, no? Non lo so, dipende che volete fare, perché magari su alcune cose ci sono e su altre allora no. Lo vedi. Troppi giri, no? Tu mi dici o sì o no. Sì, allora ci penso vedi. Io a te. Non considerare mai beni materiali e vivere del mio piccolo orto da cui raccoglierò i semi e i frutti a... Stasera, se ce sai, parliamo così, capito? Poi, cioè,
questo è un non po'. Non abbiamo una via di mezzo. C'è la via della liberazione e la via della tortura. E in mezzo non c'è nulla, cioè noi oscilliamo continuamente tra queste due identità. Infatti noi, cioè la prossima estate che verrà. Viaggio 1, io non ci farò. Viaggio 1 tipo sì, Dolomiti, trekking, tipo 2 settimane così. Viaggio 2, Ervillone e Ibiza, capito? Che t'ha fatto Ibiza, eh? Io c'è un problema che Ibiza poi sai, però di modo ti dicevo, non te costa conviene, niente. Queste sono le cose. Quello che ti fa spendere Ibiza sono le serate. Lo sai che è che comunque 80 euro a serata è il biglietto. Poi che fa la bevi. Cocktail lì sono 30 euro, eh. Hai capito com'è Ibiza, quello che te frega. Perché di per sé non costa tanto. Pure il volo, il volo l'ho visto, sono compri mo, oh, il volo. Ci vanno i pensionati a Ibiza, eh. Perché? Perché la vita costa poco. Io la pensione me la vado a fare o Portogallo o Ibiza comunque. È rotto. È vuoto. E non c'è il bigliettino. È vuoto. E questa è delusione, questo, eh. Questa è, cioè, la vita mia è così. Questo dico, il messaggio del biscotto è la vita mia. Fate delle domande. Qualcuno vi offre amicizia e comprensione con il suo sorriso, cioè non... Ecco me. Vi offre amicizia e comprensione, tanta comprensione. Tanta offre, comprensione. Però. Di, tanta non è comprensione. Di. Vabbè, io posso allora... aprire il tuo. Certo, apri, vai. Aspetta, Maria che ha, dai, su. Poi basta con queste cavolo di scarpe da trekking, da geisha. Io voglio una donna con la scarpetta, col tacchetto. No, che ve levate sta roba e ve puzzano i piedi quando ve levate tratta sta roba. Tratta le altre persone nel mondo nel modo in cui vorresti. Nel modo in cui vorresti essere trattato. E allora sto un passo, 3 passi avanti. Perché... Vabbè, ma questo cioè, ha detto Gesù pure, non è quindi che ho detto esatto, ma perché qui ho speso quanto c'è scritto? 56 euro. 50. In tre quella roba che ci siamo presi. Beh. Più un pollo. No, ma non mazza, cioè. Onestissimo. Mamma mia. Fatica, lo zuccotto è contro ogni libido. Beh sì, a me non mi fa impazzire. A me piace tutto. Te posso dire. Tutto, mi piace tutto. Bocca, perché siete bocca buona. C'è un palazzo, guarda. Lorenzo è un quartiere a metà strada tra le nostre due storiche abitazioni. Tra Maiano e Montesagro. È abbastanza. Poi lavoravamo qui entrambe. Quindi. Ti abbiamo voluto portare qui perché è un po' un luogo dove noi siamo uscite per tanto tempo. Beh, abbiamo coltivato tutta l'amicizia, soprattutto inizialmente, cioè ci siamo incontrate qui proprio la prima volta. Ci siamo conosciute. Sì, ma non c'è un qui, quartiere. Io lo vedo dove state a portare a voi. Ma molto preoccupato. No, mo. Io lo vedo dove mi state a portare. Lì non solo ci siamo conosciuti, ci abbiamo passato... tutti i momenti, pomeriggi, sere, pranzi. Ma regà, ma ce l'avevamo passati tutti. E il problema è che è proprio di pisfascioni. Perché voi mi state portando da Celestino. Ma chi ti ha detto questo? Era questo regalato. Ha detto tu, eh? Voi mi state portando... Le cose erano due qua. O Bardi Brutti o Celestino. Avevamo pensato pure a quello. ma perché è così? Posto di grandi incontri. Qua ci puoi trovare di tutto. No, qua la cosa figa è che ci gira tutta Roma, nel senso che a noi la cosa che ci è sempre piaciuta è che tu vieni la mattina o a pranzo e ci becchi magari la gente che viene dall'ufficio in giacca e cravatta e mangia, vieni la sera e c'è tutt'altro. Cioè... Ah, Celestino. Celestino. Bar. Ci siamo. Un secco Campani. Yes. Campani, vero? Tre americani, te pare? Alle, che ore so? Presto. Troppo presto, regà. 12 euro. E dai. E bevi. E poi l'americano. Senza cannuccia. Non inizia. A noi sono piaciuto pure la cannuccia. Comunque, cioè quello che passa attraverso la cannuccia, che passa attraverso... È strato. È la stessa cosa. Cioè, comunque ti stai a beve questo.
comunque sa beve questo. Fine. Ecco la nostra sciccheria culinaria. Si sente uno studio qui dietro, no? Si sente un palato raffinato. Questo te bevi sia da qua che da qua. È uguale, uguale. Punto, fine. Ciao. Io comunque se può dire che ormai vi conosco bene, quindi non è una domanda che mi viene da Fabbe io a voi, ma magari per la puntata loro a voi. Quanto ci sta delle etero basiche nella vita di Maria Chiara e Valeria, ma proprio quando state insieme? Tantissimo. Tantissimo, cioè sempre una linea sottile in realtà. Sì, non siamo sicuramente di quelle tipo, no vabbè, un personaggio. Cioè, credo si veda anche dai video molto che noi siamo veramente... Sì, comunque il personaggio è nato anche perché noi, cioè, dall'altra parte eravamo davvero un po' così e quindi, cioè, è stato... molto naturale. E diciamo che la creazione secondo me del personaggio, la cosa figa che fa il progetto non è tanto, cioè viaggia un po' su due binari. Da una parte c'è la presa per il culo del mondo maschile o comunque un po' la risata su alcuni comportamenti un po' maschili, un po' di tutti. Dall'altra parte però c'è anche il fatto che quelle cose le fanno due donne. E comunque è una cosa figa perché per la prima volta io ti dico guarda che pure io posso essere uomo, posso fare queste cose e comunque dai video trapela che quelle cose poi noi le facciamo veramente, cioè per sapere come fa il fantacalcio o l'ho fatto, comunque idem lo stadio, si vede che è qualcosa che un po' ci appartiene e quindi da una parte è anche un po' un rivendicare, posso far schifo, mi posso sbrodolare, posso ruttare, posso dire parolacce pure io, posso dire tranquillamente che cosa mi piace fare quando sto ubriaca, quando pure se sto donna, quindi è un po' anche una riappropriazione, no? Comunque di un modo di essere tipicamente maschile. E guarda che per assurdo questa è la cosa che noi abbiamo notato che fa più poi alla fine, cioè magari tu nel video puoi dire le peggio cose sessiste, però la gente quello che nota, che è una cosa assurda, è oh ma ruttato. Magari tu gli hai messo in bocca, cioè io te sto a dire che tu dici delle cose assurde, invece di indignarti per quello ti indigni perché io da donna faccio delle cose da uomo, che è molto simbolico secondo me, no? Quindi tanto, secondo me c'è tanto nei nostri video. Però poi ci stanno pure due persone che fanno tante altre cose, perché se uno apre il profilo tuo privato di Instagram, per esempio, te recensisci libri. Sì, 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 cioè sì, sicuramente... Sei laureata in filosofia. Sì, una cosa che appunto dicevo anche prima, che a me piace molto è... rivendicare anche un po' il fatto di essere persone complesse come tutti, no? Cioè noi esseri umani tendiamo molto a incasellare le persone per un fatto anche di, secondo me, di paura. Cioè la paura della complessità ti porta molto a guardare gli altri e dire ok, lui è questo, lei è quello. Mentre comunque le cose sono complesse, le persone sono complesse, cioè non puoi far rientrare dentro uno schema, un'etichetta la gente, quindi è chiaro che quando andiamo in giro la gente vorrebbe vedere solo la gag, mentre per essere così esplosive, così fighe, nel senso anche di capaci di divertirsi dei famaschi, c'è anche tutto un altro lato, un altro mondo. Io soffro di un disturbo d'ansia, sono una persona che comunque c'ha un altro lato super introspettivo che un po' anche bilancia il tutto, no? Idem Valeria anche. Infatti te sei laureata? Ho laureata anch'io, sì, in design. In design questa cosa non la sapevo. Io pensavo tipo psicologia, testa a crocette. E invece no, in design. Oh, 30 persone tutta Italia piavano, Io stavo tra quei 30. Io sono tra quelli. Il percorso che ho affrontato io in triennale era appunto tutto l'approccio proprio progettuale al prodotto. Quindi che può andare dalla macchina, all'annaffiatoio, alla lampada. E poi ho iniziato una specializzazione in design dei sistemi per la comunicazione. In realtà quello in cui volevo andare a spingere era la riqualificazione dei beni culturali con la grafica, cioè mediante la grafica, le applicazioni. Noi non ci conosciamo da tutto questo tempo. Infatti un'altra cosa magari da dire è che uno magari pensa che siete amiche da una vita, invece sì, siete molto amiche ma mica da una vita. No, sicuramente ad oggi sembra così anche perché una cosa del genere poi ti porta come se quello che tu facessi lo facessi con un'altra persona, no? Comunque questo tipo di esperienze ti portano poi a diventare in pochissimo tempo praticamente sorelle. Però è anche questa cosa che comunque noi secondo me ci siamo molto riconosciute prima ancora di eterobasiche, che poi una cosa che ha fatto nascere eterobasiche, ci siamo molto riconosciute in un modo di stare al mondo, cioè entrambe abbiamo notato nell'altra comunque quel modo un po' tipo scomposto, un po' poco femminile, che comunque
è un po' rivoluzionario, nel senso che all'interno di un gruppo, per me una ragazza che non c'ha paura di la parolaccia, di essere scomposta e di fregarsene che è una pischella e quindi non lo può fare, sicuramente ti riconosci molto quando sei così, no? E ti senti anche, è un modo di essere anche, secondo me, un po' libero, nel senso non siamo donne che si sentono minacciate dalla femminilità dell'altra. E quindi questo ha fatto sì che poi da subito, secondo me, ci siamo legate, e è così che è nato poi il primo video, sostanzialmente. Sì, esatto. Allora, adesso ci mettiamo un attimo qua e fissiamo un po' il vuoto dopo così. Questi pranzi. Piazza vai. Dell'Immacolata, San Lorenzo. Quindi, colazione hardcore a Ponte Mirvio, che è quella che fa da lo stadio. Colazione salata. Pranzo. Dal cinese da Sonia. No, dal cinese. Dal cinese, proprio il vero cinese. E niente, poi Celestino per un americano. Cagannuccia. Dignitoso. Come possiamo dire? Cagannuccia. €4 un americano. Mi fai un americano con cannuccia? È lei, grazie, che ci ha fatto mezze. A me piace così. Voto. Voto. Che ma il voto ci deve stare, ci deve star sentimento, amicizia, no, scevro da sentimentalismo. Vabbè, però anche l'esperienza. Ma l'esperienza è l'esperienza quella, cioè, ma vedete, insomma. Abbiamo fatto toccare i nostri punti. Il gratta e vinci, roba forte. Celestino, che te lo dica fa? Vecchia guardia. Quindi, cioè, per quello, per l'emotività, l'emozione, la sarebbe quasi un 9, ma poi bisogna scontrarci con la realtà. Dei fatti. Ha fatto bagnarmi. Cioè, tocca levarlo sto sentimento, sta emozione, sta empatia. Facciamo una media. Oddio. 7.5. Ma vieni! Ma vieni! Siete contenti? Ma vieni! Ma vieni! Che cazzo siamo noi? Ma sono basiche. 7.5. Eppure oh, pieno, eh? Io 7.5 a scuola risultavo, eh!